Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono DJR99 e oggi si parla di calciomercato del Napoli perché il Napoli di Antonio Conte potrebbe rivoluzionare il centrocampo. Due sono le probabili cessioni che verranno effettuate dal Napoli. La prima è quella di Kayuste, che in questo anno al Napoli non ha convinto e potrebbe approdare o alla Fiorentina o al Genoa, che sono le due squadre maggiormente interessate, e anche Gaetano, che potrebbe tornare al Cagliari, questa volta però a titolo definitivo. Quindi queste due cessioni lasciano uno spazio importante nel centrocampo del Napoli, che sta provando a ingaggiare due giovani centrocampisti, secondo me molto molto interessanti. Il primo, ragazzi, è un centrocampista che ha già giocato in Serie A nel corso della scorsa stagione, quindi conosce già la Serie A. È un giovane che si è affermato molto bene e che ha fatto gola a molte squadre oltre al Napoli, come il Milan e l'Atalanta. Marco Brescianini. Brescianini, ragazzi, ha giocato in Serie A nel corso della stagione scorsa nel Frosinone, realizzando anche 4 gol. Brescianini, come detto, ha 24 anni. È quindi un giovane talento, è giovane, però ragazzi è un calciatore già maturo, già pronto secondo me per giocare in una squadra importante come il Napoli. Il prezzo complessivo di Brescianini si aggira intorno ai 12 milioni, perché sarebbero 10 milioni di base più 2-3 milioni di bonus, quindi sto parlando di un acquisto da 12 milioni circa, che secondo me è un ottimo prezzo per un calciatore così valido e giovane. Guadagnerebbe circa 1 milione, 1,5 milioni all'anno, quindi uno stipendio assolutamente non molto alto. Quindi, ragazzi, secondo me Brescianini come sostituto di Gaetano Kayuste sarebbe veramente un ottimo acquisto. Sarebbe una riserva, ragazzi, perché nel 3-4-2-1 i centrocampisti che giocano effettivamente sono due, cioè sarebbero Anguissa e Lobotka con Brescianini in riserva. Però ragazzi, secondo me può ritersi uno spazio importante e insomma affermarsi anche nel Napoli. Il secondo calciatore che il Napoli sta cercando di ingaggiare è lo scozzese Billy Gilmour. Billy Gilmour è un centrocampista del Brighton, gioca in Premier League e ha 23 anni, quindi è ancora più giovane di Brescianini. E rappresenta anche lui un ottimo talento, un ottimo prospetto per il futuro. La trattativa con Gilmour però è molto più difficile rispetto a quella con Brescianini, perché mentre il Frosinone è retrocesso e ovviamente la volontà di Brescianini è quella di rimanere in Serie A, e il Frosinone, essendo retrocesso, appunto non può chiedere neanche tanti soldi, il Brighton al contrario si è dimostrato assolutamente contrario a venderlo. La volontà del Brighton sarebbe quella di non cederlo, però ragazzi potrebbe fare la differenza la volontà del calciatore. Gilmour è valutato circa 20 milioni di euro ed è davvero un ottimo talento, si parla molto bene di lui e secondo me Napoli con Gilmour e Brescianini aggiungerebbe grandissima qualità al centrocampo. Io credo ragazzi che alla fine verrà soltanto Brescianini. Diciamo che la priorità adesso per il Napoli è cedere Gaetano e Kayuste. Appena venduti questi due giocatori, subito si cercherà di chiudere per Brescianini e poi si cercherà di convincere il Brighton a cedere, a vendere Gilmour. Ragazzi, cosa ne pensate di questi due possibili acquisti? Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Sempre e comunque, forza Napoli.